Quante volte da piccolini ci siamo sentiti fare questa domanda? Che vuoi fare da grande? E noi piccolini avevamo grandi sogni. Io voglio fare un posto fisso. Ma sappiamo che la vita è quella che è e che a volte ci ritroviamo a fare il lavoro che capita, che forse neanche ci piace. Io amo il mio lavoro. Tu odi il tuo lavoro. Io amo il mio lavoro. E manco possiamo lamentarci con Dio, perché di per sé la stessa cosa è accaduta a Gesù, che faceva il falegname solo perché il padre era falegname. Ci ha dato anche il legno. Solo che a 30 anni Gesù inizia a fare una vita un po' diversa, quella che noi chiamiamo la vita pubblica, perché la conosciamo attraverso i Vangeli. Anche se i Vangeli ci parlano di tutto tranne di Gesù che faceva i tavoli. Infatti la vita di Gesù nel Vangelo non è proprio quella di un falegname, perché girava continuamente per tutta la Palestina, predicava, faceva miracoli e di sicuro non aveva il tempo per costruire mobili. Il problema è che quelli che erano cresciuti con Gesù a Nazareth si ricordavano Gesù in falegnameria più che in sinagoga. Infatti quando Gesù tra i suoi innumerevoli giri tornerà a casa, e precisamente nella sua sinagoga di origine, a Nazareth, i suoi amici nazareni che lo sentono parlare rimangono un attimino destabilizzati, perché non lo riconoscono, anzi, rimangono proprio scandalizzati. Vattene via, che non tocchi i testi delle sacre scritture, via! E perché? Un profeta non è mai accettato dalla sua gente. Perché per loro un falegname non può diventare profeta. Mi dispiace. E certo, ma chi gliel'ha detta sta cosa? Il lavoro non è ciò che si siamo. Il lavoro è ciò che facciamo, che è un po' diverso. Infatti, tra essere e fare c'è una differenza come la notte e il giorno. Il problema degli abitanti di Nazareth è che si erano fermati a ciò che faceva Gesù, cioè il falegname, e non a ciò che era veramente Gesù, cioè un profeta. E noi, esattamente come quei nazareni di 2000 anni fa, ci confondiamo sempre nello stesso punto, tra l'essere e il fare. Un po' come quell'aquila che si credeva un pollo. Una bellissima storia scritta da Anthony De Mello. Quest'aquila era cresciuta in un pollaio e aveva imparato a fare le cose dei polli, cioè a svolazzare pochi centimetri da terra, finché un giorno non vedeva volare in alto un'aquila e sognava di poter diventare come lei, volare in alto. Un sogno che però pensava fosse impossibile, per il semplice fatto che pensava di essere un pollo, quando in realtà faceva il pollo, ma in realtà era un'aquila. In altre parole, non fermarti mai su ciò che fai, perché quello che fai non sempre ti dice chi sei, anzi molto spesso ti inganna, perché di per sé qualunque cosa fai, tu sei un profeta.